Prove di Grosseto per il Gubbio del neotecnico Bonura. Nel test in famiglia odierno avanti con il 4-3-3 con Danna, Vetraino e Regolanti in attacco. Serie B, Perugia, tanti ballottaggi per Camplone in vista di Pescara. Il curatore fallimentare del Foligno, Francesco Patumi, ha fissato per il 21 maggio l'asta del titolo sportivo. Sabato intanto c'è il derby con il Gualdo Casa Castalda. Volley, tecnico di Fernate Radici, vola in Francia. Gentili telespettatori, a voi una cordialissima buona serata. Benvenuti all'appuntamento informativo con le pagine sportive. Test in famiglia, ranghi misti per il Gubbio che prepara la trasferta di sabato a Grosseto. Lavoro specifico per Galuppo che salterà la trasferta in terra toscana per squalifica, mentre continua la sua tabella personalizzata di recupero Marchionni che ha svolto lavoro atletico a bordo campo. Ai box invece Tutino a causa di un problema al polpaccio. Da ciò che si è visto, il neotecnico Bonura è rimasto fedele al 4-3-3, schierando l'ipotetica formazione dei titolari con Luciani a destra, Lasischi e Rosato centrali e Caldore a sinistra. Centrocampo tipo con Loviso, Guerri e Casiraghi e tridente composto da Dan a destra, Vetraino a sinistra e Regolanti punta centrale. Possibili ballottaggi tra Lasischi e Manganelli in difesa e Regolanti Kais in attacco, mentre Mancosu sembra ancora destinato alla panchina. Mister Bonura ha posto durante la seduta grande attenzione alla fase difensiva, privilegiando poi in fase di possesso il gioco palla a terra, sfruttando molto le corsie laterali. Domani è prevista un'altra seduta pomeridiana prima della rifinitura fissata per venerdì. Lavori in corso anche per il Perugia, che sabato avrà un duello focale per centrare i play-off in Serie B sul campo del Pescara. Diversi dubbi di formazione, la certezza è Koprivec tra i pali, mentre in difesa ballottaggio tra Giacomazzi e Comotto con Goldaniga, Mantovani a completare il reparto. A destra rientra Faraoni, a sinistra ci sarà Crescenzi, mentre in mezzo ancora Fossati agirà da regista con Nielsen e Verre favoriti su Nicco e Lanzafame per ricoprire il ruolo di mezzali indisponibili per infortunio sia Rizzo che Vinicius, tandem d'attacco affidato a Fabinho e Ardemagni, viste anche le sicure assenze di Parigini e Falcinelli per squalifica. Andiamo in Serie D, si avvicina l'ultima giornata di campionato con il derby umbro tra Foligno e Gualdo Casa Castaldo, ufficialmente anticipato a sabato 9 al Blasone. Alle ore 15 nei Falchetti, mister Favilla non potrà contare tra squalifiche e infortuni infortunati sui difensori Maranni, Fa per due e Castellana, oltre all'attaccante Urbanelli. Possibile l'impiego di Ciampa in difesa, così come la conferma del tandem Fondi e Vegnaduzzo in attacco. Nel Gualdo Casa Castaldo invece mister Giunti dovrà rinunciare al centrocampista Esposito, squalificato, che dovrebbe essere sostituito dal rientrante Goretti. Buone chance di recupero anche per Idromela. Tornando in casa Foligno, ieri il curatore fallimentare Francesco Patumi ha annunciato che è stata fissata per il 21 maggio l'asta per il titolo sportivo del Falco. Si parte da una base di 43.750 euro e se non perverranno offerte si chiuderà la storia calcistica del Falco. Sentiamo a tal proposito le parole di Patumi. La vendita, venendo in qualche modo al sodo, è fissata il prossimo 21 di maggio. Si svolgerà presso lo studio del notaio Giuseppe Boeni di Foligno, in qualche modo logicamente della città di Foligno, che quindi rappresenti la città di Foligno. La base d'asta di questa vendita è stata fissata in 43.750 euro. Chi è che vuole partecipare dovrà rispettare la regolamentazione che è stabilita in questo bando di vendita in procedura competitiva e non vincolerà mai noi organi della procedura, nel senso che successivamente all'eventuale apertura delle buste dei partecipanti, la procedura e quindi il Tribunale di Spoleto con il suo giudice delegato e con la persona del curatore decideranno se assegnare o meno questa azienda sportiva all'eventuale, diciamo, offerente. Chiunque, anche se ne offre 200.000, perché noi vogliamo essere certi chi è che c'è di fronte. Perché non è che possiamo permettere in qualche modo che la contraparte non sia una contraparte adeguatamente seria rispetto all'iniziativa che deve intraprendere. Quindi logicamente ci riserviamo
l'analisi, qui c'è una, diciamo, metodica molto specifica di chi è che vuole partecipare, deve rispettare talune cose. A noi non vincola, a lui vincola. È logicamente uno, diciamo, una procedura competitiva alla quale chi vuole partecipa e chi non vuole non partecipa. È logico che la speranza sia per quello che sono i creditori sociali, ma anche per la città di Foligno, che qualcuno abbia interesse a rilevare questa azienda, che sotto un profilo, diciamo, della valutazione sicuramente ha una valutazione congrua e anzi che potrebbe richiamare più compagini interessate all'acquisizione di una scuola che sta comunque ai limiti della categoria professionistica. Le buste devono essere presentate il 20 di maggio, il giorno prima entro le ore 16, ci sono più offerenti, si inizia subito una gara. E quindi è logico che se c'è una gara non è che possiamo farla davanti a un pubblico. Quanto è il rilancio? Il rilancio minimo è 2.000 euro. Come? È 2.000, cioè quindi se abbiamo più offerenti, l'offerente si parte dall'offerta più alta, perché lei comunque può offrire qualsiasi somma, e da lì si inizia una gara. Se c'è un singolo offerente ci sarà un'aggiudicazione temporanea, nel senso si darà atto in un verbale che è stata depositata questa offerta, se rispetta tutto quello che noi abbiamo specificato è valida, se non lo rispetta non è neanche valida e quindi il problema è risolto. Poi chi è che acquisterà l'azienda sportiva dovrà in qualche modo interfacciarsi con la Lega Nazionale Dilettanti, con la FIGC, per poter riottenere l'assegnazione del titolo sportivo che è necessario per poter partecipare all'eventuale prossimo campionato. E ci spostiamo al volley. Andrea Radici, tecnico tifernate di volley, il nuovo coach del Narbonne, squadra che milita nel massimo campionato francese. L'allenatore di Città di Castello, già coach di Piacenza, Città di Castello, Perugia e Spoleto, ha deciso per questa esperienza d'Oltralpe in un campionato nuovo e molto equilibrato. Sono molto felice ed affascinato per questa nuova esperienza, mi sono già recato a Narbonne ed ho trovato una società molto seria e preparata, ha dichiarato Radici. Ora cerchiamo di migliorare la squadra per fare un campionato che ci possa dare soddisfazioni. Mi preme ringraziare i tanti amici di Città di Castello, ha aggiunto Radici, che hanno seguito con affetto tutta la mia carriera e anche in questo contesto mi hanno voluto supportare. Traguardo storico per il tennis Tavolo Gubbio, la società gubina festeggia difatti la promozione delle due squadre, entrambe classificatesi seconde nei rispettivi campionati di D2 e D1 e quindi promosse di diritto alle serie superiori per la prossima stagione. L'Icuvium, formazione di serie D2, vincendo 5-3 contro Venaria Reale, approderà in D1 nella stagione 2015-2016, mentre l'altra squadra gubina, il Gubbio TT, trascinata da un super Giacomo Santillo, supera 5-3 la corazzata Tifernum Città di Castello e viene promossa in C2 per la prossima stagione. Sabato 9 maggio, inoltre, si svolgerà il torneo di primavera presso la palestra del Liceo Classico Mazzatinti alle ore 14.30, aperto in due gare distinte per tesserati e amatori. Le iscrizioni per la gara amatori sono aperte a tutti. Bene, questa era l'ultima notizia per quello che riguarda l'informazione dedicata allo sport. A voi una cordiale buona serata, l'appuntamento per l'informazione sportiva domani sera alla stessa ora.